Aspetta, e Navarra è il vicepresidente, però mi risulta che Navarra domani si dimetterà dalla vicepresidenza. Vabbè, ancora no, ormai è un po' fluido. Fatemi capire una cosa, perché io sta roba sì, un po' la seguo, ma un pochino più distrattamente rispetto a anni. Oggi non si dovevano incontrare per decidere se la compravano oppure no? Sì. Comunque se la gestiva. È successo qualcosa che chiaramente ha urtato la suscettibilità di Navarra. È successo, Navarra aspettava. Navarra aspettava. Allora che non era quello che aveva deciso Navarra. E questo è assolutamente irrilevante. Nel erano senso, d'accordo per incontrarsi, sì, per fare la società, e da lì insieme avrebbero cambiato lo staff tecnico. Pausa. Abbiamo un altro collegamento telefonico. Abbiamo promesso. Io cedo la parola all'avvocato Minciarelli. Prego. Grazie. Abbiamo in collegamento il dottor Alessandro Maiorano di Firenze, rappresentante della cordata che ha cercato nei giorni scorsi di comprare la Ternana. Dottor Maiorano, mi sente? Sì, però non sono dottore, te lo spieghiamo subito. In Italia siamo tutti dottori, non c'è problema. Che cosa è successo? Innanzitutto, che tipo di mandato aveva ricevuto? Ma io avevo ricevuto un mandato da parte di questa cordata per sondare il terreno già da agosto, in merito a un eventuale acquisto della Ternana Calcio già dai primi di agosto. Poi sono subentrati un attimino di problemi in merito a una particolare situazione e ci siamo fermati un attimo. Poi abbiamo ripreso un attimino a sondare il terreno, però onestamente sono venute fuori delle situazioni poco chiare che hanno portato queste persone a fermare tutta l'operazione. Può dirci chi erano queste persone, questi imprenditori? Non i nomi certamente, ma perlomeno in che campo operavano? Sono nel ramo alberghiero praticamente, imprenditori che sono in società con una grossa catena di alberghi a livello internazionale, e ci sono anche dei punti di appoggio in Toscana, a Firenze, Pisa, Viareggio. Avevano stabilito un budget questi signori? Sì, per... sì, c'era anche un budget. È possibile sapere la somma? Sì, sì, quello non è il problema, 3-4 milioni insomma. Per rilevare la Ternana. E lei, sì, lei a chi si è rivolto direttamente? Con chi ha avuto contatti in Ternana? Con il contatto in Ternana c'è stata soltanto una telefonata abbastanza così un po' fugace con la Ternana Calcio. Aspettavo una loro telefonata, però questa telefonata non è arrivata. Ho avuto contatti poi con giornalisti di importanti giornali umbri per capire un attimino anche com'era realmente la situazione. Poi sono stati fatti dei controlli appunto dal punto di vista amministrativo e sono venute fuori delle situazioni abbastanza chiare, abbastanza poco chiare, ma soprattutto una situazione poco chiara in Lega, dove non pare non ci sia nessun tipo di contratto, ecco. Quindi non essendoci un tipo di contratto, per noi praticamente il presidente a tutti gli effetti era ancora Lungarini, il signor Casi, non so a che titolo sia presidente, perché non c'è nessun tipo di contatto, non c'è nessun tipo di contratto, e quindi posso forse. Posso intervenire? Buonasera, sono Paolo Grassi, sono un collaboratore del Messaggero di Terni. Io oggi, da quello che ci risulta, Deodati ha ritirato fuori il verbale dell'organigramma societario che aveva pattuito un paio di settimane fa con Rosettano Navarra, trasmettendo in Lega quel documento. Quindi da oggi anche in Lega forse Deodati risulterebbe, sì, presidente. Però io mi riferisco alle informazioni prese 4-5 giorni fa. Sì, no, 4-5 giorni fa no, ecco, è di oggi la notizia. Inerenti anche a delle quote sequestrate da parte di alcune procure, esatto, italiane. In più c'è un debito accertato di 500-600 mila euro da parte della società nei confronti del comune di Terni, non so per quale. Sono i canoni di locazione dello stadio. Poi ne parliamo, ce lo spiegherà bene. Sono i canoni di locazione dello stadio. A quanto stracciato, io posso, se posso permettermi un mio pensiero, mi sembra la vostra situazione a Terni sia pari pari come quella accaduta a Firenze con Cecchigori, perché tutti questi segni, secondo me,
denotano una situazione poco piacevole che potrebbe portare anche a un eventuale tonfo della Ternana, perché se il comune comincia a dare addosso alla società, ci sono quote societarie, io l'ho detto la settimana scorsa, il settore giovanile completamente smantellato. Questo risulta anche a voi, ovvero ai suoi rappresentanti, risulta che il settore giovanile è stato smantellato? Cioè fuori dai confini della Conca Ternana risulta? Come, non ho capito. Questa notizia sul fatto che il settore giovanile sia stato smantellato risulta quindi anche fuori della Conca Ternana? Beh, i giornali li leggiamo tutti, ma soprattutto credo che una società piccola come la Ternana Calcio, il settore giovanile doveva essere il fiore all'occhiello, cioè doveva essere quel serbatoio per un eventuale rilancio della società. Invece ci risulta e mi risulta che parecchie squadre del settore giovanile sono state smantellate con un grave disagio soprattutto anche dei giocatori, delle giovani promesse che sono state mandate in altre società o che se ne sono andate. Un'ultima cosa Maiorano, torneranno alla carica i suoi rappresentanti non appena magari le cose si chiariranno, o aspetterete come fanno i cinesi sulla sponda del fiume che passi il cadavere? Diciamola così eufemisticamente, via. No, questo non lo so, dipende un po' da quello che le disposizioni mi daranno. Senz'altro la situazione non è delle più rose, per cui secondo loro la situazione, la vicenda si ferma qui, perché a Firenze si dice che quando tona vuol dire che piove, ha capito che voglio certamente dire? Certamente sì. Cioè, non ci sono grandi prospettive. Si dice anche qua. Se c'è una società allo sbando, soprattutto anche c'è una città, la sportiva allo sbando, c'è il comune, ci sono i politici che stanno bussando a cassa, c'è una situazione intorno alla società che porterà sicuramente a qualcosa di negativo, e chi ci rimetterà a questo punto saranno, secondo noi, i tifosi. Consideri che i tifosi sperano nel fallimento ultimamente, sì, le dico come stanno le cose. E poi bisognerebbe capire se la società fallisce, da dove riparte, potrebbe partire anche dagli amatori, ma la cosa che dobbiamo preoccupare adesso a Terni è che se questi soldi, questi 600.000 euro che non vengono dati al comune, la Ternana rischia di andare a giocare ai giardinetti sotto casa, perché il comune a quel punto... Beh, stasera abbiamo... Anche... Sei in trasmissione allegra! Ma stasera abbiamo presente anche un consigliere comunale qui in diretta, quindi adesso ci dirà. Ho capito, la situazione è questa, perché a quanto... No, ma la sanno tutti questa. È anche un po' peggio, perché è qualcosa più di 600.000 euro il debito. 600.000 era tra fine è maggio, anche un pochino peggiore, perché il debito è qualcosa superiore ai 600.000 euro. Va bene, comunque noi la ringraziamo Maiorano e ci auguriamo di risentirci magari in momenti più propizi, ok? A presto. Grazie mille. Bene. Oddio, io sto male. Che da Firenze abbiano le idee. Da Firenze, non da Terni. Più chiare che qui a Terni. Io coinvolgerei Fabio a questo punto. Su questo, almeno da parte del comune. Cerchiamo di capire qual è, perché poi abbiamo letto l'atto di indirizzo. Non lo so. Scusa, abbiamo letto l'atto di indirizzo di ieri. Sì. Però non è firmato da tutti. È un po' trasversale, perché allora, c'è destra, sinistra, partizan. Io sono un favore dei piccoli passi. Ah, scusa, devo mandare la pubblicità. Quindi piccolo break. Piccolo break, dopo vi facciamo vedere un altro pezzo di tatuaggio di Beatrice. No, è tutto coperto. Bene, siamo rientrati. No, stavamo ridendo. No, pare brutto, meglio. Riprendiamo da dove. Infatti, dai. È singolo, un'altra volta. Comunque, riprendiamo da dove avevamo lasciato. Allora, ci dici da parte del comune come. No, allora, da parte del comune non lo so, nel senso che poi gli atti amministrativi eventualmente conseguenti alla eventuale approvazione del documento presentato spettano ai dirigenti, spettano all'assessore, al sindaco. Io sono un fautore della politica a piccoli passi, nel senso che fino a poco tempo fa queste cose le dicevo da solo. E oggi, almeno ieri, abbiamo incominciato a dirle in 13, segno che oramai è evidente sotto gli occhi dei più che è una situazione che probabilmente è arrivata a capolinea. Se io dovessi, da un punto di vista strettamente amministrativo, sintetizzare la cosa, la potrei sintetizzare con una battuta: prendiamo questi soldi prima che sia troppo tardi.
al di là del fatto che c'è un problema di etica amministrativa, c'è una convenzione a far rispettare che prevede la possibilità di essere sciolta per il ritardo del pagamento di un anno.